Allora, io mi rendo conto che questa penso sia una delle riprese più creepy di questo mondo, ma è l'unico posticino che ho trovato tranquillo. Praticamente, ragazzi, oggi non sono riuscito a fare neanche un video, ma oramai penso sia anche una cosa ricorrente che ci troviamo all'ultimo secondo la sera a provare a sanare tutte le cose che durante il giorno non abbiamo fatto. E essenzialmente, ragazzi, vabbè, oltre a dar da mangiare alle bestie, andare a lavorare e quant'altro, oggi sono riuscito. Sono andato prima anche stasera al CAF e per insomma l'ISA per i vari documenti per le agenzie. Poi sto aspettando ancora una risposta dall'agenzia perché ho fatto l'offerta della casa, ma sto appunto attendendo che mi dicano qualcosa e da lì mi dovrò muovere molto molto presto. Ho tipo un mese di tempo per fare tutto e io sono completamente sconsolato. Ne ho parlato anche a quelli dell'agenzia, ho detto ragazzi è veramente poco tempo, non so, proviamo a parlare con il proprietario e vediamo se si riesce a fare, insomma, trovare una soluzione a tutto questo. Poi da lì sono riuscito ad andare un pochino in palestra, che è veramente un bel po' che non facevo assolutamente niente, penso da una settimana. Alla fine sommando tutto, sì, è da una settimana. Attualmente sono in giardino e tipo ci sono, sento le bestie. Ah, in questi giorni ho dovuto fare a cazzotti che in casa sono entrati questi calabroni asiatici giganti, quelli lunghi tipo 5 centimetri, quelle bestie di Satana che hanno una memoria visiva molto importante. Infatti ne ho ammazzati due, uno l'ho fatto scappare stasera. A suon di bestemmie, però purtroppo loro si ricorderanno di me e infatti ho paura che sguinzaglino l'intero alveare contro, che penso di avercelo a fianco camera, anche perché ieri tipo vado a letto e cosa succede? E sono lì che devo dare a mangiare ai gatti e a un certo punto vedo sto calabrone enorme al di là della finestra che mi stava fissando, e mentre io dico guarda questa bestia è schifosa, lui si stiracchia, alza l'addome ed esce una goccia di di veleno da dietro. Cioè ragazzi, allucinante, allucinante. Fatto sta che questi sono i piani, le cose insomma che sono state, oddio. No, zanzare anche qua, sto tirando con la luce. Vabbè, queste sono le cose bene o male che ho fatto oggi. Poi stasera tornato a casa, mi sono fatto una piadina così a cena, molto, molto tranquilla. E che Dio me ne se ne voglia. E so che sono a dieta e tutto quanto, però era troppo stanco, sono le 10 qualcosa. E sono riuscito anche a finire dei video per il canale YouTube americano. E in particolare anche le thumbnail di YouTube, quindi ricordatevi, andate su, scrivete su YouTube, scrivete Now You Know e ricordatevi che il martedì esce sempre un video e tutti i video, cioè ogni settimana un video è editato da me, almeno un video, questa settimana uno di 14 minuti, 15, mentre la settimana scorsa ne ho fatti 4 video, perché alla fine questo è un TV, è una, cioè una, un, il concetto come se fosse una... un canale di notizie che dura un'ora a settimana dove si parlano varie tematiche prevalentemente nel mondo rinnovabile, Tesla, SpaceX e tutto ciò che gira intorno a Elon. E niente, mi danno le clip, io devo editarle e siamo tutti felici perché si riesce in qualche modo a editare e a fare tutte cose molto molto bene. Tra l'altro io adesso non trovo neanche, cambiando completamente discorso, io adesso non trovo e non trovo neanche le chiavi di casa, che nel senso sono in casa perché sono entrato 2 ore fa con le chiavi, quindi sono o al piano di sotto o al piano di sopra o non lo so, però le devo trovare assolutamente, se no domani non riesco ad andare al lavoro e sarebbe un gran problema, un enorme problema, e speriamo di trovarle ragazzi. Domani è mercoledì e mercoledì una volta c'era l'usanza al lavoro di mangiarsi la pizza, poi è diventato martedì, ma io oggi non sono andato al lavoro, nel senso che ho fatto da remoto e quindi domani per forza di cose devo mangiare la pizza. Cioè domani a pranzo è d'obbligo. Poi vabbè, noi andiamo al ristorante, quindi vediamo se c'è qualcosa che mi può stuzzicare il palato, ma attualmente l'idea della pizza mi fa venire l'anguarina, non vedo l'ora.
Ragazzi, questi sono gli aggiornamenti un po' serali su quello che ho fatto durante la giornata, perché ricordiamoci che questo canale è basato su un pilastro che mi riguarda, che è la mia vita, e quindi io pubblico quello che mi pare e voglio ricordarmi quello che mi pare. Di conseguenza, io tutti i giorni voglio avere un piccolo storico delle cose che ho fatto e quant'altro, ed è come fosse un diario digitale alla fine, quindi a volte si riprende di più, a volte di meno, a volte il montaggio dura 5 minuti, a volte 2 ore, dipende tutto. Voi potete anche andare. Visto che oramai abbiamo 120, 330 episodi in canna, potete andare a vedere anche quelli vecchi, magari quando ero in Sardegna, quando ero in montagna, quando ero in Campania, quando ho avuto il primo giorno di lavoro, quando ho ricevuto la lettera che ricevevo al lavoro. Insomma, c'è un arsenale pieno e ricordatevi, ragazzi, di mettere mi piace, commentare, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella, perché così il nostro Dio algoritmo, che è molto goloso di questi metrics, riesce a pubblicizzare il canale, a consigliare i video anche ad altra gente. E se a voi non piacciono questi video, mi raccomando, condividete le persone che pensate non possano apprezzarli. E non si sa mai, magari lo apprezzano. Niente, ragazza, ciancio le bando le ciance, io adesso vado su, mi preparo, magari mi guardo un filmettino, mi devo lavare i denti e sono stanco. Parecchio, parecchio stanco. Dai, ragazzi, ci vediamo, a domani.